Non credete di avere testi troppo irriverenti? Sbatte la testa sui testicoli. Questa è bellissima. Benvenuti su Discover Underground, il canale che vi porta dentro il mondo della musica. In questo format verrete con noi dietro i palchi d'Italia. Backstage Stories. Ciao, siamo gli Iside da Bergamo, esattamente Treviolo. Pensavo 8.000 invece 12.000 abitanti. No, ti do una parola e tu devi... Devi dire cosa pensi. Ah, anatomia cristallo. Allora, guardiamo un po' gli altri, diciamo, oh, che bella quella roba che hanno gli altri, che noi non abbiamo fondamentalmente, ci mancano un sacco di cose. E allora diciamo, vai, acquisiamolo perché poi magari diventiamo più preziosi. Non lo so, ogni volta cambiamo, però questa è una delle. E io dico sempre, di solito, che la nostra anatomia è tanto bella, tanto fragile. Tre produttori come si mettono d'accordo? Non si mettono d'accordo, tre produttori litigano perennemente, di base. No, c'è cioè una questione di equilibrio tra le persone. E il nostro processo creativo è che non c'è un processo creativo, ovvero ci mettiamo sempre a fare cose in studio, quello che esce diventa motivo di discussione per diventare poi qualcos'altro all'infinito e poi Dario ci scrive sopra delle cose e noi di conseguenza produciamo in un altro modo e poi dice anatomia cristallo, infatti. Bergamo alta o bassa? Sfatiamo questo mito gigante. Beh, sì. Bergamo alta per quelli che hanno i soldi. Ci vive sì. La Hunziker, il sindaco e... Pochi altri. E pochi altri nobili elitari, sì. E il nostro stylist. Quindi Treviolo è una parte bassa. Sì, sì, sì. Sì, sì, tutto, cioè, più... Tutto lì... No, in realtà Treviolo è in provincia di Bergamo, quindi... Cioè, Bergamo Alta e Bergamo Bassa si riferiscono alla città di Bergamo. Cioè, città alta e città bassa. Tra l'altro... Tra le mura, eh. Ok. Vabbè, invece noi siamo in provincia, che sono i paesi... Ah, quelli sotto. Treviolo è in basso, diciamo, a livello del mare, ma lui vive in una frazione di Treviolo... Ancora c'è che sotto. È... Probabilmente sotto il livello del mare. Sì, sì, è rischio inondazione. Infatti succedeva. Sì, per il fiume però, non per il mare. C'è una domanda lunga. Non credete di avere testi troppo irriverenti? Sbatte la testa sui testicoli. Questa è bellissima. Raga, aspetta, ma qui devo fare una domanda noi a voi. Dove l'avete letto? Sì. No, in realtà quando mi preparo l'intervista guardo tutto quello che c'è da guardare. Bravo, ho trovato davvero tutto. Ho trovato l'intervista al Mi Manchi. Lì l'ultima cosa che avete detto è stata questa. Allora, okay. Però qua c'è un meme nel meme, perché in realtà ovviamente il testo non dice nei testicoli, ma una delle prime interviste uscite tra l'altro da qualcuno di noi è molto caro, tanto ora possiamo snicciare tutti. Ma si può dire? Cioè, nel senso, hanno fatto uscire un'intervista che non abbiamo mai capito se era seria, ma mi sa era seria, dove hanno scritto che noi avevamo scritto sbatto la testa sui testicoli. Ci serve sugli zigomi. Sui tuoi spigoli. E quindi eravamo nel meme perché dicevamo, cioè davvero questi sono riusciti a scrivere testi, cioè proprio loro sono riusciti a scrivere. Ma sarebbe una figata scrivere un'intervista così un po'... Ma infatti ci siamo immaginati che... Loro hanno scritto l'articolo e per meme se lo sono mandati con testicoli. Poi è rimasto il refuso ed è ancora più bello se è così. Chissà com'è, ma... Non lo sappiamo. No, io penso fossero seri. Ma non c'è un link? Beh, non senso. Forse non siamo abbastanza simpatici da capirla. È l'intervista che avete fatto tutti insieme e avete parlato di... No, era un comunicato stampa. Ah, ok. Quindi dove citavano il pezzo. Cioè, c'era scritto anche il testo magari. Quindi... Sì. Non l'avranno letto. Può essere. Già. Vabbè. State portando alla luce il lavoro che c'è dietro una canzone o un album a modo vostro di uno. Com'è nata l'idea? Vista per versione, numero per il numero di versione, e questo perché ogni volta che facciamo grossi cambiamenti a un pezzo allo strumentale, salviamo con una V diversa, ok? E quindi ci sono pezzi che sono nati e morti così, in cui non sono stati fatti grossi cambiamenti, e altri che sono stati stravolti. Sono poi quelli con versioni altissime, che ovviamente non sono state fatte 666 versioni, ma era perché si era persa la versione, il numero della versione, quindi abbiamo messo un numero simbolico. Poi 666 ci sta bene. Sì, con quel pezzo sì. Con quel pezzo sì. E poi c'è un 96, ma è perché era la nostra data di nascita, penso. Sì, perfetto. Sì. Ma poi sì. Ce n'è qualcuno anche di uno, di zero, tipo mostri, mi sembra sia mostro. Mostro di uno, perché è nato così. Di zero.
che sono proprio nate così, non le avete più toccate. Sì, ma poi cioè, magari arrivi alla V12 in cui la salviamo a volte a caso V26, cioè è tutto un po'. Ok. Random, vero? Pure V0 senza andare indietro, cioè a volte sono anche più simboliche, cioè. Però la maggior parte sono vere in realtà. Sono... E non lo metteremo più perché qualcuno non vuole più metterlo, tra noi quattro. Non si può dire chi è. No, e poi era un nuovo progetto adesso. Sì, era una cosa legata all'album, almeno rimane in modo romantico legato all'album. Identifica l'album in un modo, sì, e poi... Non è detto che cercheremo un nuovo metodo per segnare in qualche modo un po' criptico, ma la notte alle 14 esce un nuovo pezzo, ascoltatelo e condividetelo. Oh, sei già uscito? Vi è piaciuto? Prima di fare i saluti mi dite un attimo cosa ne pensate della ripresa dei live. Stiamo girando un vlog su questo festival e sulla ripresa della musica live. Se volete dire cosa ne pensate, poi saluti finali e basta. Penso sia una cosa molto figa che quasi nessuno fa. E quindi, tra l'altro, noi per i prossimi concerti avevamo pure in mente addirittura di trovare il modo di riprendere. Ripresa. Ma non è su di te. È bellissima. La ripresa, riprendere i live, i concerti. Questa rimane negli anni. Mi sembrava che stesse dire una cosa di poetico. In realtà anche l'anno scorso abbiamo suonato, però sì, quest'anno c'è molta più voglia anche di pogare, di spingersi. Esatto. Quella cosa lì. Di base quello, forse noi siamo stati abbastanza fortunati perché l'anno scorso, nonostante tutto, abbiamo suonato relativamente tanto, ma le poche volte in questo anno e ora sempre in cui è capitato con la gente in piedi, cioè è un'altra roba, anche perché comunque il nostro live è abbastanza teso, è bello pesante, cioè non c'è paragone vedere la gente sedere. Sì, cioè, poi le persone hanno proprio voglia di farsi male sotto il palco. Ah, ciao a tutti, eravamo gli Iside. In che senso eravamo? Saluti finali dell'intervista. Ti presenti, ciao, sono il Rodario. Raga, quanto è bello tornare ai concerti. Ci si becca in giro per l'Italia, sotto e dietro i palchi. Chi sarà il prossimo artista?